Qui devo un attimo cambiare la slide perché ce n'è una troppo grande che non mi stava. Qui col secondo di flare qua. Ecco. Questa è difficile da leggere, però la spiego, poi magari ve la do. Qui vedete i principali acquirenti di armi di paesi, di tutti i paesi dell'Unione Europea, nella zona sud del mondo. Fate il calcolo che nel quinquennio 2006-2010 gli Stati Uniti, è vero, sono i principali come singolo paese importatore di armi dell'Unione Europea, perché hanno qualcosa come 16 miliardi, no? Ma l'Arabia Saudita ne ha 12. Insieme a questo io ho messo la percentuale di tutte le esportazioni, autorizzazioni e esportazioni di paesi europei verso tutti, la percentuale è il 7%. Se noi andiamo a vedere il rapporto del UNDP, del Programma delle Nazioni Unite sullo sviluppo, suddivide i paesi in paesi ad alto sviluppo, a molto alto, alto, medio e basso. Fondamentalmente di basso sviluppo è segnalato solo il Pakistan. Ma se usiamo il Democracy Index, il Democracy Index è sviluppato dall'Economist, che non è proprio un giornale pacifista, da uno staff particolare dell'Economist che si dedica di queste questioni. E noi vediamo che, vedete questa linea rossa, una buona parte di questi paesi sono definiti paesi a regime autoritario. Cioè il peggio che ci può essere. Gli altri livelli sono democrazia piena, flow democracy, che è una democrazia, diciamo, intaccata, l'Italia viene definita così per alcune questioni, oppure un regime medio, insomma, un regime ibrido. C'è un livello di democrazia, ma non è ancora così piena, siamo a livelli ancora di regime quasi autoritario, diciamo. Ecco, ma il peggio è il regime autoritario. Quindi, cosa voglio dire in parole povere? Voglio dire che una buona parte di armi dell'Unione Europea va a finire a paesi autoritari. Dopo vedremo tra un attimo cosa dice il regolamento dell'Unione Europea sulle, per quanto riguarda i diritti umani. Poi esiste anche a livello internazionale un Global Peace Index, sviluppato da diversi ricercatori, la fonte fondamentale è nata in Australia, eccetera, eccetera. Qualche dubbio ce l'ho su questo Global Peace Index, ma comunque, anche qui se noi guardiamo, il livello è alto, molto alto, alto, basso e molto basso. Noi vediamo che una buona certa fetta di paesi come l'India sono paesi considerati a livello di basso livello di pace, sia per situazioni interne sia per conflittualità esterne. Attenzione, qui sto usando, guardate bene, degli indici che non sono elaborati, e questo è importante, trovare indici internazionali riconosciuti. Neanche uso Amnesty International. Di fatto Amnesty International collabora allo sviluppo di questo, ma insieme del Peace Index, ma insieme con altre cose. Tanto interessante è vedere il livello di spesa militare di questi paesi. Per cui noi abbiamo che l'Arabia Saudita, che è il maggior acquirente di armi europee, è un paese definito certamente ad alto sviluppo, ma con un regime autoritario, con un livello di pace basso e soprattutto con la spesa militare altissima, l'11% del proprio prodotto interno lordo. Perché dico questo? Perché nelle esportazioni di armi bisognerebbe guardare questi indici, cosa che di fatto non viene fatta. Ma questo noi possiamo chiederlo come società civile, dovremmo chiederlo come società civile. Qui è l'elenco, e tra l'altro voi vedete la Cina, e qualcuno di più esperto di voi mi dice: ma com'è che ci sono esportazioni di armi da parte dell'Unione Europea verso la Cina, che l'Unione Europea ha tuttora in vigore dai tempi di piazza Tiananmen un embargo di armi verso la Cina? Perché diverse, non è un embargo di armi mandatori, cioè che deve essere assolutamente osservato, ma soprattutto perché diversi paesi, tra cui Francia, Italia e Germania, hanno aderito a questo embargo di armi con una nota. Aderiamo all'embargo di armi verso la Cina solo per quelle armi che possono essere usate direttamente per reprimere la popolazione.
Per cui paradossalmente l'Italia non vende appunto pistole, fucili, beretta alla Cina, perché osserva questo embargo, però qualche anno fa ha venduto 200 milioni di euro di radar di puntamento Grifo del Galileo, che sono i radar che vengono messi sugli aerei, sui cacciabombardieri J-10 cinesi, che sono quelli che servono per prendere la mira. Ora, se tu hai un cacciabombardiere che non c'è quel radar lì, gli fai fare le frecce tricolori, cioè gli fai fare le belle esibizioni in giro per il mondo, ma solo se c'è quel radar di puntamento e di tiro, quel cacciabombardiere può cacciabombardare. Però siamo a questi livelli di ipocrisia. Quindi armi che, cioè, la pistola no, la frusta no, no? Questo non gliela vendiamo alla Cina. Il sistema di puntamento di tiro sì, perché fa parte di altra tecnologia. Benissimo, questo è per dire.